Il vostro compito è anche dare paternità ai nuovi mezzi orfani, bambini e ragazzi migranti che sui barconi vengono da soli nelle nostre terre. Lo ha detto Papa Francesco ai partecipanti al capitolo dell'Ordine dei Padri Somaschi ricevuti in Vaticano, un ordine che ha come vocazione la cura degli ultimi, in particolare degli orfani e della gioventù abbandonata. Per rendere il vostro servizio al Vangelo più aderente alle concrete situazioni di vita della gente, ha ricordato il Pontefice, non abbiate paura di lasciare gli altri vecchi, affrontando la trasformazione delle vostre strutture per un servizio più evangelico e coerente col carisma originario. Vi incoraggio a rimanere fedeli all'ispirazione originaria, ha aggiunto Papa Francesco, e a mettervi in uscita per andare verso l'umanità ferita e scartata con scelte evangelicamente efficaci, che nascono dalla capacità di guardare il mondo e l'umanità con gli occhi di Cristo. Il Pontefice ha poi ricordato l'opera compiuta dal fondatore San Girolamo Emiliani, che coltivò e promosse in Italia la riforma della Chiesa, sua ardentissima sete, con le opere di carità, l'obbedienza ai pastori, la contemplazione di Cristo crocifisso e della sua misericordia. Il tratto caratteristico della vostra vocazione è soprattutto la cura degli ultimi, in particolare degli orfani e della gioventù abbandonata, secondo il metodo educativo del vostro fondatore, fortemente centrato sulla persona, sulla dignità, sullo sviluppo delle capacità intellettive e manuali. E parlando di orfani, ci sono i nuovi mezzo orfani, quelli migranti, ragazzi, bambini che vengono da soli nelle nostre terre e hanno bisogno di trovare paternità e maternità. Vorrei sottolineare questo. Sui barconi tanti vengono da soli e hanno bisogno di questo. Questo è altro compito vostro.